Digiuno intermittente va bene per chi soffre di osteoporosi? Allora, le ricerche che incrociano gli effetti benefici del digiuno intermittente sulla salute dell'osso sono davvero molto poche per dare delle linee guida precise per tutti. Di una cosa però sono certo, per poter mettere massa muscolo-scheletrica, se sto facendo attività di forza con carichi, se sto dormendo molto, devo sicuramente avere un piano adatto dal punto di vista alimentare a tutto ciò. I benefici del digiuno intermittente sono ormai noti, infatti restringere il tempo nel quale andiamo ad alimentarci è una tecnica che si è vista promuovere la longevità e la salute. L'approccio al digiuno intermittente, che ricordo essere uno stile alimentare che prevede il fatto di alimentarsi solo in alcune ore della nostra giornata, non è adatto a tutti. Se sei per esempio in un periodo di transizione ormonale come quello della menopausa, praticare il digiuno potrebbe essere un ulteriore stress per il tuo corpo, se non sei in grado di rapportarlo al tuo stile di vita. In uno dei maggiori problemi legati a questa pratica alimentare, infatti solo in alcuni casi, è quello che potrebbe creare delle carenze nutrizionali, vista l'incapacità di gestire qualità e quantità di nutrienti nel periodo di ore ristretto. Se vogliamo essere completamente trasparenti, dobbiamo comunque dire che bisogna ascoltare il proprio corpo, tenendo comunque conto del proprio passato dietetico, delle diete fatte, di eventuali problemi metabolici concomitanti, come lo è lo stessa osteoporosi stessa. Se in passato abbiamo sofferto di disturbi alimentari come anoressia o bulimia, bisogna stare attenti con questa pratica. Nel caso in cui abbiamo l'osteoporosi, la strategia del digiuno intermittente non è quella che tendenzialmente raccomando, proprio perché per mettere massa dobbiamo evitare un rischio di carenze oppure di mal gestire la nostra strategia dietetica in relazione all'allenamento. Molto spesso addirittura trovo persone che si focalizzano con troppa attenzione sugli integratori e invece hanno dei grossi problemi dietetici alla base, sia in termini di scelta degli alimenti, ma anche in termini di quantità di calorie assunte durante la giornata. Una cosa però è certa: la scelta di inserire il digiuno intermittente in modo saltuario è sicuramente una pratica che dopo i 40 anni può essere davvero di grande beneficio per la salute. Infatti può ridurre quello che è il grado di infiammazione sistemica che sta alla base dello stress ossidativo. Vi ricordo che l'osteoporosi ha alla base uno stress ossidativo particolarmente profuso. La ricerca comunque ha confermato che l'attività fisica è assolutamente necessaria per la remineralizzazione dell'osso e deve essere sostenuta da un'alimentazione sana ed equilibrata, evitando eccessi o carenze. Se vuoi approfondire la tecnica del digiuno intermittente, puoi richiedere l'ingresso all'interno dei nostri percorsi, perché vi è anche un corso sull'alimentazione per l'osso 2023 che viene dato gratuitamente a chi è iscritto, con delle lezioni sulla nutrizione che possono essere importanti per capire come equilibrare i tuoi piatti a tavola, evitando carenze di calcio e altri micronutrienti fondamentali per il tessuto scheletrico.